No, è acqua. È solo acqua. Mi sono appena lavato i capelli. È solo acqua. Tranquilli, non è sporco. Non mangio come un maiale. Cioè, mangio tanto come un maiale, ma non mangio sporcandomi. Questo intendevo. Cominciamo che è meglio. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera d'Astra. Nello scorso video ho finalmente completato il secondo DLC e possiamo passare quindi al terzo. E quale modo migliore di farlo se non parlando con Stella? Ehi, Selinko ha ragione. Un certo Tarassaco mi ha incaricato di darti un certo messaggio. Vuole che tu vada quanto prima a casa sua a Betta Polare. Dice che hai informazioni importanti in merito a una qualche energia, ma non so di cosa si tratti. E questo è quanto? Avrà problemi con le bollette? Probabilmente sì. Altro? C'è altro? Sai che sembri proprio uno in gamba? Forse dovresti provare a partecipare al torneo Apollo. A Sagittopoli? Ci andrò quantomeno nel prossimo episodio, visto che è il quarto pass, se non sbaglio. E tu il tuo lavoro l'hai fatto. Ma, sayonara, sayonara anche a te, cara. Suppongo che mi servirà ancora di Elebi. Questa era a casa di Tarassaco? Sì. Attenzione, c'è anche Bellocchio con lui. Ah, ecco qui Link, ti stavamo aspettando. Sai, ci siamo dati molto da fare da quando hai battuto quel Greninja. Sei curioso di sapere cosa è successo da allora? Beh, al punto. Tanto che possiamo scegliere. Beh, per farla breve, io e Tarassaco ci siamo coordinati per le indagini, secondo me è uguale. Tarassaco ha ricevuto una chiamata da un suo vecchio amico, un tale Maurice, che gli ha detto di aver rivelato delle strane onde durante la messa. Rilevato. Non rivelato, rilevato. Strane onde durante la messa a punto di un robot o qualcosa del genere. Maurice è il tizio del gruppo di acchiappafantasmi. Link, ricordi Revolver, la reclutta del team Dimension che Maurice ha abilmente rimesso in funzione? Sì. È stato danneggiato durante le operazioni di soccorso e mentre stavano effettuando la manutenzione, Maurice ha captato alcune particolari onde provenienti dal canyon asteroide. Allora dirigiamoci subito lì. E vuole avere la mia opinione e sembra che queste onde siano legate al fenomeno della furia. Bene, quindi andiamo al canyon asteroide. Andiamo a Scorpiopoli, parliamo con Crisante. Veramente sarebbe stato più comodo. Ah, già stanno qui. Beh, ma a posto allora, è facile, dai, è fatta, è fatta. Ma perché? Mi sono messo a fianco. Eppure sono certo che queste onde non possono provenire da un'altura. Ragazzo, ti ripeto che è l'unica opzione possibile. Il canyon asteroide è totalmente inospitale per. Nani? Adesso siamo al completo. Sceriffo, vuole spiegare la situazione? Ah, lascio a te l'onore, ragazzo. Affermativo. Link, fino a poco fa stavamo discutendo delle onde che ho captato. Usando l'angolo di incidenza dell'onda, l'indice di rifrazione del territorio e altri fattori, sono riuscito a tracciarne l'origine. Poteva dire semplicemente questo. Però sapete come sono i geni, no? Devono spiegare per filo e per segno. Sembra proprio che queste onde provengano dal sottosuolo. Ma non è possibile. Perché? Come fanno a venire dal sottosuolo? Ok, il canyon asteroide è interamente costituito di rocce. E quindi? Ah, perché non è smossa la terra. Forse qualche sorta di antro è al di fuori della. Ah, bene. Qualche antro nascosto. Ma conosci il canyon asteroide come le tue tasche, quindi. I dati sono corretti e le macchine che ho usato per raccogliere non hanno mostrato alcun tipo di malfunzionamento. Io dico che va bene, smettiamola. Ho già chiamato qualcuno che può risolvere questo dilemma per noi. Dovrebbe arrivare a momenti. Perdonate il ritardo, chi è? Oh, Snap! Oh, Link, anche tu qui! Ho convocato io, Versil. Ha meritato nel Team Dimension più di chiunque altro. Giustamente. Di cosa avete bisogno? Mi segue in caserma. Lo arrestano. È in arresto, mi segua. Oh, bene. Sarò sincero con te, Link. Non mi fido ancora completamente di tuo padre. Garantisco io per lui. Io sono il prescelto, quindi devi fidarti della mia parola. Puoi dire di aver cambiato vita, ma ciò che ha fatto non può essere depennato così facilmente. Lo ho chiamato qui principalmente per tenerlo d'occhio. Entriamo allora, dai. Hanno fatto già? Quindi che è successo? Queste onde sono quasi sicuro che vengano da sottoterra, come sostiene Maurice. Allora, mi sa che un 2 su 1 vince il 2. Il Team Dimension era versato in moltissimi tipi di tecnologie, e quella di occultamento era una di esse. La regione è disseminata di centri di ricerca nascosti grazie a queste tecnologie. E noi ne abbiamo smantellato solo un paio. Sfortunatamente non conosco la posizione di uno di essi, ma credo di poter essere d'aiuto. Se questo è il caso, dobbiamo immediatamente iniziare le operazioni di ricerca. Dirigiamoci al canyon asteroide.
Ah, ma questa è l'altra area. Quindi qua si trova anche la xenolite, vero? Questo punto qui luminoso, sì, in questi punti si trova la xenolite. Tuono onda. Ah, beh, insomma, non male. Il punto è uno solo, non ho la minima idea di dove sto andando. Ma sembra che qua ci sono già stato. Ah, ecco qua nostro padre. Allora. Si trovano in posti difficilmente raggiungibili. Ah. Sarà questa? Oh! Allora. Mi sono messo a fare una cosa, a premere su tutte le rocce. Ed è scomparsa. E ora la prossima quale sarà? Boh, non mi ha detto nulla. È scomparsa e basta. Quindi bisognava premere su una roccia. O su più di una roccia. E ora? Ma come ragioni una cosa del genere? Non ha logica. Non ha logica. Mi ricordavo di quella roccia che serviva per aprire la grotta. Ma ora? 2000 years later. No, vabbè, no. Perché era... Ma no. Ma per fa... No, non è plausibile una cosa del genere. L'interruttore è sospento, vuoi accenderlo? Sì. Deve essersi attivato qualcosa, meglio dare un'occhiata nei dintorni. Ma non è già abbastanza fare questo? Cioè, devi premere questo pulsante e poi questo pulsante ti rivela una quasi visibile passerella. No, 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 ma dove devo andare ora? Cosa devo fare? Sta cosa non ha alcun senso logico, bimbo! Alleluia. Sia lodato Archeos. Oh. No, per scherzare ovviamente si dice. Santo cielo, ma come ti viene in mente una cosa del genere? Premi quel masso lì a caso. Ma perché è nel punto Xenoverse, devi arrivarci a capirlo. No, no. Poi vedi il ponte invisibile? Vedi il ponte invisibile, è chiaro? E poi trova sto punto. No. Per quel che questa vista sporca e cupa mi suggerisce, mi pare proprio che questo posto sia abbandonato. Sperando che non ci siano Pokémon selvatici, se no uso il repellente e ciao. Sembra che l'impianto di ventilazione funzioni ancora. E lo stesso vale per l'impianto idraulico. Non so se questo posto fosse abbandonato o meno, ma certo è stato rimesso in funzione. Da me che ho aperto la porta. Non sono d'accordo. Nel Team Dimension avevamo dei regolamenti severissimi riguardo agli standard... Riguardo agli standard qualitativi dei nostri nascondigli, questo posto invece è pieno di polvere da cima a fondo. Quindi non è abitato, insomma, diciamo. Ora come ora, l'unica via rimasta a nostra disposizione sono queste scale. Link, prima che me ne dimentichi, ho creato un dispositivo molto utile. Ecco, prendi. Fune di fuga plus! Ah, proprio posso usarla a diritto, quindi. Che bello! Sì, so cosa serve ora. Cioè, era intuibile. Dato che era un dispositivo, era quasi chiaro. Quindi siamo ora un bel gruppetto. Ottimo. Un diario. Ah, ci sono 11 pagine, tutte quante mancanti. Quindi andiamo. Oi. Sala acciaio. Ah, qui ci sono dei selvatici d'acciaio, quindi? Probabilmente sì. Ah. Oi. No. Un fiume tossico che non posso percorrere. Mogwai, l'acciaio, ovviamente. Senti qui che musichetta. No, allora. Le strade da percorrere sono poche. Oi. Un macchinario enorme. Teletrasporto che mi riporta... Quindi quella non era la strada giusta. Va bene. Ma invece era giusta, qua è chiuso. Ah no, qui posso scendere. Meno male che l'ho controllato. Cos'è quello? Una pagina del diario? Probabilmente sì.
E qui posso solo scendere. Allora. Boh, non ho idea di dove andare, raga. Però qua si esce, usciamo. Sarebbe bello trovare le pagine del diario, ma ora come ora non... non so, non mi fa fare nulla, a parte andare avanti. Per strada ovviamente battute, certo. Boh. Ok. Ah, era qui il punto. Ok. Questo posto è deserto, eh già. Non è detto, le onde venivano da un posto ancora più basso, quindi dobbiamo continuare a scendere. Ok, è un Pokémon però. Jigglypuff? No, non è Jigglypuff. Però è un suono conosciuto comunque, è un Pokémon che conosco. Ah, Ditto! Ditto Xenoverse? Non loro, perché? Ok. Questi Ditto hanno attirato la nostra attenzione. E con The Gen X, gli esemplari che sopravvivono ottengono un tutt'altro livello di capacità metamorfica. Possono trasformarsi in quello che vogliono, probabilmente. Ah, pur non avendo il soggetto di fronte. Perché piangi, però? Questi Ditto diventano più forti degli originali che vogliono copiare. Quindi basta che ce l'hanno in memoria e si trasformano. Ah, vecchi compagni, allora. Bene. Carina sta faccenda, eh. Molto carina. Vabbè, io mi prendo Elekid, eh. Tu se hai un Electro è meglio. Di Elekid me ne occupo io. A parte che uso fanghiglia e asfalto tutto. Spero. Dai ragazzino bello, su. Elekid e Sharpedo X. Ah, Ditto X veramente. Oh, vabbè. Ovviamente sono più forti. Figuriamoci se potevano essere normali. Sono più forti della copia. Onda calda. Sì, bravo Eric. Ah, vabbè, allora. Sei un pezzettino. Non gli facciamo nulla, ovviamente. Non gli facciamo nulla. Devo usare la tattica avveleno, parassiseme. Però ho 6 Pokémon io, Ho 6 Pokémon. Attenzione. Ok, Umbreon ha avvelenato. Sincronismo di Umbreon! Bravo Umbreon! Allora, Elekid mo se ne va con l'avvelenamento. Dato che è iperavvelenato. Non è iperavvelenato, è solo avvelenato forse. Quindi attacco Sharpedo X. Ti è long and breath. Vabbè però, l'avevo già selezionata! Oh, termina corpo funesto. E vabbè, attacco l'altro. Meno male che l'ho fatto. Schermo luce. Buono. Oh, dato che è spettro però non posso fare un attacco normale per tentennarlo. Quindi prima azione. Che è super effetto. A parte sono una normale lotta, non mi colpisci con spettro tuffo, ignorantello. Non è effetto. Sì, non è che prima azione faccia tanto meglio, rimbalzo tanto oramai vai KO. Pure io, però. Dai, vai anche tu, doppio, yeah! Mamma mia, che disastro sta lotta. Tra l'altro senza animazioni. Ah, sono sotto furia loro. Certo, è normale. È normale che siamo sotto furia. Papam. E ora è fatta. Allora, se mi ricaricate i Pokémon, evito di tornare sopra al centro Porygon. Sono sicuri, ma non possiamo rimanere qui a perdere tempo. Cosa dice questo pezzo di ferro parlante? Credo ci stia dicendo che è in grado di farcela da solo. Attiva protocollo TB404. Noi andiamo avanti. TB che significa? Ok, revolver controlla la situazione. Ah, mi ha ricaricato in automatico. Bene, bravi. Allora vado un attimo qui sotto per una pagina del diario. No! Sul serio ha funzionato! Io l'ho fatto così tanto per fare, invece ha funzionato! Wow! Ok. Run! Va bene. Corriamo allora, dai. Ah, è lunga la faccenda qui, eh.
Ok, siamo arrivati. È chiusa. Sì, attivo un altro repellente, just in case. Scappa. Ma no! Ah, forse alla fine, dopo aver risolto tutto quanto il problema qui. Ah, ok. Magari, dicevo, dopo aver risolto il problema qui, potremmo vedere cosa c'è là dentro. Questa che sala è? Sala fuoco, bella, però no. Vado con repellente massimo. Ok. Altra roccia, controllo sempre. Oia! Ah, quindi mi riporta all'entrata. Ok, questo. Ah, il rosso no, ma il blu sì. Ok, ora scendo. E qui non è più chiuso. Ma qui sto. Ah, ecco, sta qui. Ok. Ma quindi ora vado, vado e vado. Poi apro questa. Qui è chiuso proprio. Non si vede molto lì. E qua si entra. Però aspetta, mi fa proseguire ancora qui. Di là potevo entrare però. Allora, questo è il punto. Però aspetta, c'è qualcosa che non riporta. Qua c'è qualcosa per entrare. Un altro punto che ti dice scappa? No, nulla. Ah, solo delle. Dei robot, guardiani. Oi. Ah, questi sono quei due tizi, ok. E qua è per il diario. Ok, allora possiamo proseguire a questo punto. Mi attaccheranno altri Pokémon X, quindi meglio prepararsi. Andiamo col velenino pazzo? No, nessuno compare? Ah sì, ecco. Altra volta ditto. Dielebi mi sembra che non mi serva, quindi andiamo così. Ok, scendiamo ancora un po'. Già. Wow. Fantastico. Questo mi piace di Pokémon proprio. Esplorare. Ah. Ok, quindi lotta in singolo, però in doppio. Cioè da solo contro loro due. Ok. Forse no in duo, forse no da solo. Sta sempre con loro. Ah, loro stanno con me, insomma. La situazione si farà tediosa. Già. In che si trasformano? In Galvantula e quindi i Pokémon X che loro hanno creato o che hanno studiato sono diventati. Loro possono ricordare quei Pokémon. È fantastico, ragazzi, è tutto fantastico. Però Gengar e Galvantula, mamma mia. Saranno tremendi. Ok, Galvantula è iperavvelenato, bene. Ci provo anche su Gengar. Ma ci dai. Pioggia danza, oh. Ok, Gengar Psychoshock su Raichu, perfetto. Avvelenati, grande. Gengar è tipo drago quel Gengar. Perché le fattezze mi ricordano un drago con le corna e tutto il resto. Quindi un ipernova spalmato in faccia. Però è ancora spettro. È tipo drago. Bene, bene, bene. Soffrite per l'avvelenamento. Vai ancora su Gengar. Ah, perché sono acqua, quindi vento gelato mi fa poco. Cioè, mi fa un danno normale. Buono, vai, quasi una barra della vita gli tolgo. Gengar è andato, che è quello che mi faceva più paura. Quindi sono tranquillissimo. E ora drago. Ho l'ultimo ipernova. Buttiamolo a sto punto. Vabbè, sì, vento gelato, ho capito. La velocità sta sotto le scarpe, sì. Non male, non male, eh. Mi piace.
Non tutto in una volta è successo, ok. Vinta. Hai attivato il sigillo furia. Quindi ci aspetta un'altra lotta con un altro, con altri ditto, probabilmente. Papam. Eh già, altri ditto ci aspettano, altri due almeno. Proseguiamo allora. Questo episodio, ragazzi, tutto quanto lo faccio con... qui però si può tornare indietro. Ok, non mi interessa quanto viene lungo l'episodio, ma devo farlo tutto quanto. Sala erba. Sì, me ne ero accorto, sai. Proseguiamo stavolta. Ora ci siamo, insomma. A destra, sono fascisti. No, non era una piccola battuta. Ok, sì, stiamo andando bene. Arriva lo scontro con altri dittos. Qua tutti quanti contenitori distrutti. Ok, tutto tace. È più pauroso quando non c'è nessun... bene! Povera Tamara, sembriamo quasi noi cattivi. Sembra che siamo noi cattivi, non è giusto. Ok, altri due ditto pronti ad all'arrembaggio? Forza, ditto all'arrembaggio! Eccoli qua, guardali. Guardali. Se correvamo... Era fatta, eh. Ci è mancato... Ma che ci è mancato poco. Link, ti senti bene? Un po' di mal di pancia, a dire il vero. Ma per davvero un po' di mal di pancia, non so perché. Ponyta Slurpuff. Allora mi sa che ci sono altri Pokémon X da affrontare. Non possono mettercela così semplice. Bello però Rapidash. Ma potrò catturarli? Mi sta venendo sto dubbio. Chissà. Guarda, Rapidash fu una spina nel fianco a suo tempo, dico sul serio. Piovischio e allora Fanghiglia. Più forte sto a pioggia. Quello era brutto. No, difesa, mannaggia. Scarfasmo. Ho capito, quindi la prossima lotta sarà con me e Versil contro due Pokémon X e poi saremo io solo contro Tamara, presumibilmente, che si è rintanata qua sotto dopo il fallimento. Chissà. Scarfasmo è fantastico come Pokémon, è tutto un miscuglio, è come Frankenstein, fatto da parti diverse di corpo. Ok, vai. Mamma mia, oh. Tianlong tiene da far paura, tiene, eh. Certo, però se Rapidash perdesse quell'attacca di vita... Ok, ha resistito ancora! Va bene. Ha fatto un urlo straziante Tianlong. Ora sprizza lampo su Slurpuff. Non gli ha fatto nulla. Allora, faccio perdere un turno a Rapidash, così gli faccio anche danno nel frattempo e cerco di capire che diavolo sta succedendo. Zuffa, tanto uno vale l'altro. Contro... A parte Rapidash c'è un sacco di difesa aumentata. Non gli faccio nulla. Ci vogliono attacchi speciali su Rapidash, sì. Privazione su Slurpuff invece. Niente, revitalizzo Tianlong tanto. A sto punto mi conviene fare così. Perché contro Rapidash è impossibile. Ha la difesa alta, non la difesa speciale, che è un ottimo fattore. Evito di sprecare attacchi normali, cioè a che serve? Vado con Fanghiglia, colpisco entrambi. Fa male comunque. Entrambi evitano l'attacco, è ovvio. Fanghiglia finito, ipernova su Rapidash. Te lo prendi tutto, Tato. E dai però, basta fallire! Dai, a sto punto Drago Pulsar su Rapidash, almeno lo colpisco sicuro. Oh. Quanto difficile. Ora, Slurpuff, tu hai la difesa speciale
Tanta. Tanta, non è un numero, ce n'è tanta. The next day. Oh. Santo cielo, sto tizio. Non difficile, ma non andava giù proprio. Ok. Non può mancare molto, dobbiamo continuare a scendere. Voi due proseguite, vi resterò a controllare che questi ritto non vi seguano. Grazie, eh. Capisco. Link, andiamo? Sì. Pappa. Ma cosa succede? Link. Tieni d'occhio tuo padre per me. Vido il tuo giudizio. Ok. Allora. Ci siamo. Questa dovrebbe essere l'ultima stanza. Che sala è questa? Fammela un po' rivedere. Perché non ero sicuro dell'ultimo punto. Ok, perfetto, ho capito. Quindi, tac. Tac. Tac, tac, tac. Ma se io volessi andare sotto ora? Ok, andiamo sotto. E qui. Ah! Allora, calma, buoni. Ok, ho capito. Fammi andare. Qui, perfetto. Ma è chiusa. Ah no, qui sotto. È tosta qui, è tosta. Dritto e poi l'ultimo. Ok, dritto e poi penultimo. Ok. Ah, ok, quello al centro non era. E vado qui allora. Questa stanza è sospetta. No, aspetta, oh, aspetta, proseguiamo. Sei davvero sicuro? Sì. Era tutta rossa. Proviamo ad andare di qua, allora, qua sotto. No. Allora. Così. Poi qui. Qui sotto posso andarci. Ti serve così, così. 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 E scendo. Ho fatto una foto perché non mi ricordavo. Oh santo cielo. Ah, ecco perché c'era questo qui. Ora cambia. Allora, accendendo l'interruttore ho disattivato tutti quanti gli altri interruttori, quindi non serve a nulla. A questo punto andiamo in questa stanza sospetta e recuperiamo un'altra pagina del diario. Qui c'è un'altra stanza. Ok, dunque, Ah, Tyranitar X. Ma se il gioco mi ha insegnato qualcosa, questo è un mazzo finto. Ah, e un'altra pagina del diario. Allora, ad ogni modo, per di qua si prosegue. Quindi di qua si prosegue e di sicuro affronteremo altri due Pokémon X insieme a Versil. È quasi ovvio. Dunque, prima di arrivare al punto di incontro, metto davanti, eccoci qua, allora sicuramente è qui, metto davanti Scovile,
e salvo. Insomma, questo episodio non mi interessa quanto diventa lungo, se è corto, se è lungo. Io sto registrando da un'ora e mezza praticamente, cancellando le parti in cui perdo tempo. Ma come? Mewtwo X e Roserade. Roserade che tipo era? Suono? Veleno? Che roba era? È sempre doppio tipo, ovviamente. Va bene. Facciamo anche questa e poi... Ho preso Suicune, che ha molta difesa speciale. Ho preso Dradigon, che avevo allenato per Greninja con Bitorzolelmo e Cartavetro. Vediamo come va. Dato che Mewtwo fa solo attacchi fisici... Va bene. Va bene. Parassi semi quindi su Roserade. Ok, Mega Weavile, quindi un giallo pugno, se Mewtwo non cambia tipo, lo apre, ma farà sanguisuga. Ah, psichico c'è la Roserade, va bene. Ovviamente su di me. Figurati. Vabbè, giallo pugno lo apre comunque. Vabbè, allora. Figurati se poteva evitarlo. Allora, gran voce di Roserade potrebbe dare fastidio, ma un attacco fisico di Mewtwo... Che non sia frana, farà un bel po' male. Aia. Farà male anche a lui, certo. Guarda lì quanto gli ha tolto. E con... Cavolo, che goduria. Che goduria, più il veleno. Che bellezza che è stato quell'attacco. Allora, faccio perdere un turno a Mewtwo per il veleno. Roserade potrebbe farmi tanto male, ma almeno se non mi colpisce, se colpisce Rexfiem, dive... Sì, a posto allora. Revitalizzo Dradigon. Mewtwo, non mi fare male, Mewtwo. Please. Ah, ok. A posto, Dradigon è tornato a vita piena. Ragazzi, non so che sta succedendo, ma sta andando benissimo. Tutto a mio favore sta andando questo try. A posto. Oh, ancora resistito. Bravissimo, Bunny. Grande Bunny, grande. Se Mewtwo attacca Dradigon, perde. Mewtwo se ne va a quel paese e rimane solo Roserade, che è molto più gestibile. Dai, attaccami. Sì, attaccami. Vai. Oh yeah! Molto più gestibile Roserade, molto di più di Mewtwo. La stallo. Surf. Nuovo zurfello. Ah, è vero, è suono. Non capisco sta cosa del suono, che è super efficace contro l'acqua, ma... Comunque, ricarico Tianlong. Non voglio stallarla, ma devo assolutamente stare attento a quello che faccio. Iperpozione e vai. A posto, prossimo turno entra Tianlong e la finiamo. E potrò concludere anche questo episodio. Mamma mia ragazzi, che episodio, mamma mia. Lungo, ma me frega niente sinceramente. Questo andava fatto tutto quanto in un episodio. Dragopulso. È buona così. Wow davvero. Vai, sigillo furia, yeah. Punzo. Precisione. I dito sono fuggiti. E anche questa è andata. Non può mancare ancora molto. Dobbiamo continuare a scendere. Coraggio, figliolo. Tu rimani qui. Ah no, scende ancora verso il... Oioi. Ad ogni modo il video termina qui, se c'è altro da fare lo farò nel prossimo episodio, oltre a Tamara che vediamo che combina qua sotto. Sono sicuro che c'è lei, sono sicurissimo che c'è lei. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Xenoverse per la Spera d'Astra, in descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.